Ferre, non mi piace per niente questo video. Proprio, si ma parte non l'ho malissimo. Fatta io questa cosa. Non lo so, mi ha detto uno scelgo che ti vuole costruire una casa gigantesca tutta per te. Non ho capito bene il motivo. Ma non mi piace per nulla questa storia. Cioè, anzi, non va proprio bene. Non capisco Steph, perché è solo per Ti sei messo d'accordo per trollarmi? Tipo, appena entro esplodo o qualcosa del genere? No, Ferre, non ho capito neanche io il motivo. Anche perché poi questa qua è una dichiarazione di guerra. Buttare qui deve essere successo qualcosa. La devo aver fatto arrabbiare per qualche perché motivo. Perché non ti posso buttare? Mi dispiace. Cosa è successo? Cosa hai combinato? Io ti volevo buttare lì. C'era scritto buttare qui, Steph. 23-17. Steph, hai una tuta anticolpi, vero? Hai una tuta anticolpi? Grazie. Così almeno ha senso. Ciao, sei Steph. Soddisfatta? Come si sta lì sotto? C'è un po' di caldo, vero? Sì, sì, immagino, immagino. Però dai, con l'arrivo dell'estate più o meno è quello che proverai. Ok. Allora, che bisogna fare? Vietato, Steph. Ma Steph, che cos'è questo? Allora, entro prima io, ti faccio sapere, ok? Ok, ma non è giusto. Mi sembra tutto ok, prova a entrare, Steph. Dici che non succede nulla? Boh, a meno che non ci siano trappole anti-Steph, io non ho la più pallida idea. Non dovrebbero idea. Poter esistere, Fere. Funzionano solo. Non le hanno ancora inventate. Ok, questa è una casa super gigante. Ma c'è una casa super lusso vietata per Steph? Mi a sembra quanto pare impossibile. Sì. Mi qua sembra c'è la cascata. Quanti piani che bella. È? Ma quanti piani sono? Qua c'è un divanone più grande di non so che cosa. Fammi vedere un pochino. Ma c'è pure il balcone. Allora, questa è una zona così. Ok, guarda la piscina fuori. Ma c'è anche la cascata fuori. All'ingresso. C'è una parete tutta con l'acqua. Cioè, Steph, questa cosa è di super lusso. Io me ne vado in piscina. Comunque, io te lo chiedo, Steph. Uh-huh. Dov'è l'inghippo? È impossibile che mi regalino una casa del genere. Cioè, nessuno nel mondo si può regalare una casa del genere senza qualche inghippo dietro. Dai, non lo so, Fere, non ne ho idea. Anche perché non capisco come mai è tutto contro di me. Non so vabbè, bene cosa sia successo. Quello io lo capisco facilmente. Ovvero? Perché nessuno ti sopporta, Steph, mi sembra classico. Il problema è che secondo me c'è qualcosa che non va. Sputa il rospo, Steph. Ma dove sei? Sono in una piscina diversa? Eh no, ero in piscina, poi sono rientrato in casa. Perché ho visto che ci sono delle cose incredibili in casa. Io sono in piscina. E rientro bella in casa. Profonda, aiuto. Aiuto, aiuto. Eccomi qua. Dove sei finito, Steph? Cosa stai... No, stai facendo qualcosa di strano. Ecco qua. Cosa hai fatto di preciso, Steph? Dimmi, Fere. Cosa hai fatto di preciso? Oh, cavolo. Oh, cavolo. Cioè, cosa hai toccato? Mi sembra un po' troppo. Ah, io sono esplosa anche nella vita reale. Non funziona più nulla, quindi vorrei capire cosa hai combinato, Steph. C'è una piccola voragine. No, Steph, che cosa hai fatto dentro la mia casa? Spiegami. Casa? Quale casa? Spiegami cos'è successo. Fere, non c'è mai stata una casa qui. No, tu sei matto. Come hai fatto? Cos'hai toccato, Steph? Io lo sapevo tanto che c'era l'inghippo. Lo dicevo dall'inizio. Non mi sono fidata c'era neanche per un secondo. Un piccolo bottoncino. Io l'ho premuto. E questo è quello che è successo. Come un piccolo bottoncino? Sì, c'era un bottone in un diamante, in un blocco di diamante. Ho premuto solo quello. E ma sapevi che cosa avrebbe fatto? Mi aspettavo. Sì che lo sapevi. Maledetto. Lo sapevo che tanto era solo uno scherzo. Guarda cosa hai combinato. Fere, ma io non ho matto, visto un'esplosione Steph. Così bella. È cioè, stato bellissimo. Però Fere, devo dirti una cosa. Questo video in realtà è comunque per te. Non ci credo più. Non ci crede più. No, non ci credo più. E se io ti dicessi che sei un infame, sì, ci crediamo tutti. Che ti devi divertire con, ad esempio, sei pronta? Cose come queste. Che è sta roba? Allora, io mi divertirò nel mio cuore, ma sappi che da fuori non ti dimostrerò neanche un minimo piazza interesse. Piazza pure, Fere, piazza pure. Per aver distrutto casa mia. In questa? Quel dove vuoi, Fere. Ma ne piazzo una, perché sta roba c'è scritto Atomic Bomb, Steph. Ok, proviamo e vediamo quanto è cattiva. Occhio! Io ho paura. Anche io. Ma Steph, tu puoi volare, io no. Ok. Non è successo nulla. Credo che servisse tipo ad eliminare i mostri. Ok. Ah! Ne provo sì. Una interessante io. Può essere. Pronta? Tieniti di lava. Sì. Dovrebbe evocare la lava. Aspetta che chiamo il mago. Che se no qui io non mi posso godere nessun panorama. Fere! Porca miseria. Ma l'ha chiamata per bene la lava. Guarda. No. No, Steph, sta bruciando il mondo. E ne hai messa solo una. Sì. Pensa se ne metti tipo 10. Sì, che era succede? Una. È troppo potente. Poi vieni con me. Uh-huh. Mi devo far perdonare. Qua ci dobbiamo anche nascondere. Seguimi, seguimi, seguimi. Perché questa cosa non la deve scoprire nessuno. Ok. Ok, pronta? Dove stiamo andando? Qui. Vado. Vai.
Diamanti? Pioggia di diamanti? Guarda. Se vabbè. Vabbè, che meraviglia. Anche gli alberi. Tutto. Non lascia nulla. Tutto, Fede, tutto. Guarda. Ma è fantastico, Steph. Questo è il sogno di chiunque. Te l'ho detto che ti sarebbe piaciuto. È il sogno di qualsiasi video. Giocatore di Minecraft e non solo. Perché chi è che non lo vorrebbe anche nel mondo reale, Steph? Tu pensavi che non ti sarebbe piaciuto come video per via della trollata, ma non ti saresti mai aspettata una roba no, del genere. No, la TNT di diamanti mai e poi mai. Cioè, mi sarei aspettata la TNT che distruggono tanto, ma sta roba è fuori di testa, allora, Steph, è bellissima. Adesso sempre... Anzi, no, andiamo di nuovo dove ci sono delle case, che così vediamo anche la distruzione che riusciamo a far arrivare. La lava, mentre raga, da sola ha devastato tutto, quasi più di quello che ho fatto io all'inizio del video. Ma questa sembra interessantissima. Allora, pronta? Sì. Mi hai seguito? Sì, sono dietro di te. Vado? Oh cavolo, pioggia di frecce? Sì, teoricamente sì. Provo a indovinare. Carina. Bella. Carina, ho avuto paura dell'esplosione. Bella. È carina che abbiano questi effetti. Ok, poi comunque, vediamo. Riesci a mettere un sacco di mob? Penso di sì, in qualche modo. Voglio provare questa, la prima che mi hai dato. Che è sta roba? Dovrebbe far esplodere la casa. Ah no. No. Meglio. Aspetta. Pronta? Guarda. Guarda allora. Che meraviglia. Ok, facciamo così. Ti crea una casa. Vabbè, bellissimo. Spostati. Non li posso mettere. No, probabilmente siamo in Pacifico, Fere. No, volevo Vieni? Provare con la cosa. Vabbè. Dove sei finito? Dall'altra. Ti ho perso. Eccoti. Ok. Vai. Dovrebbe creare un bunker. Bellissimo. Io sono direttamente dentro. Per quando tiri la bomba nucleare, puoi fare questo istantaneamente per salvarti. Ok. Quindi si può fare una vera e propria lotta di TNT. Questo poi tappi così. Chi ti becca? Chi ti becca? Nessuno. Ok. Ok. Preparati perché qua ci si diverte. Ne abbiamo davvero tante. Allora, questa dovrebbe essere esattamente l'opposto di quella che ti ho fatto provare a te. E non dovrebbe funzionare perché siamo in Pacifico. Ma. Beh, se è l'opposto vuol dire che se sei in Pacifico fa spawnare gli animali, altrimenti i mostri. Vediamo. Sì. Okay. Ma è bellissima sta roba. Poi, questo. Queste TNT sono fantastiche. Sono bellissime. Alberi. Vediamo. Sì. Ah, ok. C'era scritto tree, quindi... Però questo è più estremo. Semplice. Pronto? Sì. Pronta? Qua non c'è nulla. Quindi... Facciamo così. Foresta. No, beh, bellissimo. Ma ci costruisci un mondo con ste robe. È gigante poi. Queste son perfette per noi che siamo nabbi a costruire, Steph. Poi sta roba sì, è meravigliosa. È vero. È certo che lo è. Guarda, quando sei gelosa della piscina di qualcun altro. Ti ho perso nella foresta, Steph. Bene. Ah, sei andato nella piscina, eccomi. Sì. Eccomi. Dicevo, tu sei gelosa della piscina dei tuoi vicini. Certo, perché ovviamente. L'hanno fatta più bella della tua. Piazzi una di queste. No, gli prosciughi l'acqua. Guarda. Vediamo. Ah, è bellissimo. Perfetto. È bellissimo. Questo sarebbe da fare, Steph. È fantastico. Quando sei geloso. Uno scherzo subito. Bellissimo. Poi vediamo un pochino. Abbiamo questa, non ci serve. Questa credo che farà un bel disastro. Pure questa. Vai, la più bella, Steph. Forza. Quando invece sei gelosa di tutta la casa, piazzi questa. Mi piace anche questa. Ah. Poi un po' si capisce, quindi riesci a intuire su cosa sarà. Gli prosciughi la piscina e gli allaghi la casa. Esatto. Mi sembra ottimo. Poi entrambe le cose. Poi sì. Se sei ancora gelosa, sempre lo stesso. Deve essere proprio qualcuno che ti va a arrabbiare. Poi anche congelarmi all'improvviso d'estate, quando lui vorrebbe andare nella piscina che è prosciugata ma è tutta allagato, anche ma congelare. Questa è bellissima, Steph. D'estate sarebbe la cosa più bella del mondo. Cioè ti pagherebbero miliardi per avere questo oggetto. È vero. Stai scherzando. Hai un ragione. Po' di fresco d'estate. Hai ragione. Poi qua avremo un incidente. Ok. Puoi già immaginare, vero? Più grande di quanto mi aspettassi. È molto vero. Più grande. È vero, però l'ha contenuto perfetto nel recinto. Ah. Incredibile. Ok, e questa non so neanche io cosa faccia. Vai, piazza. La piazziamo. Ti ripeto, un po' si capisce del disegno delle scritte. C'è scritto hack. Quindi della serie. Oh cavolo, questo è troppo. Ah. Okay. Ok. Poi siamo in Pacifica, quindi i pigmen li ha fatti andare via.
Però bellissimo, ti crea l'inferno assolutamente. All'improvviso. Allora, poi la super cluster cosa può voler essere? Super cluster. Vediamo. Ma niente di bello. Ciao Steph. Abbastanza cattiva. Aspetta, ne è partito un altro. Fede, scappa! Scappa! Fede! Crashiamo. È impossibile, non possiamo resistere. Non si può resistere. Ma riesci a capire cosa sta succedendo? Si stanno creando altre TNT. Io le vedo qui, riesco ancora a vederle. È troppo. Cioè, questo era troppo, Steph. Non reggiamo, è impossibile reggere. Houston, abbiamo un problema, chiamate i rinforzi. Il mio computer aiuto! Sta per morire. Si è fermato? Sì, ha finito. E vabbè, Steph, vabbè. Peggio di quando è distrutto casa mia. Sai che... Forse un po' meno peggio. Non lo so, eh. Un po' ironico da dire, ma forse un po' meno ma peggio. Ma era una, Fere. Lo so, perché continuavano... Io sono rimasta qui, non sono scappata come te. E continuavano ad apparire proprio pioggia di TNT tantissima. E continuava ad apparire e esplodere, Era incredibile. Vai. Manca solo il peggio ormai però, eh. Questa credo faccia un disastro. Però spostiamoci, non qua che è già tutto distrutto. Allora, questa sarà la fine del video. Dato okay. che c'è scritto, lui stesso ha scritto che ti fa crashare. Aha. Io sono pronta a non entrare mai più qui dentro. Ok. Ok. Credo che questa faccia crashare ancora di più. Cosa vuol dire? Che tipo una faceva crashare e l'altra entra peggio. C'è roba troppo potente. Non lo so, provane una. No, cioè ho paura. Ma dai. Pare, ti giuro. Tiri alla fine, ovviamente. Allora. Sì, ma ce ne sono troppe potenti. Cioè, questo video finirà senza un outro, io te lo dico. Perché crasheremo. Okay. Ok. Però, allora, cerchiamo di contenerci e di trovare quelle che sono abbastanza soft. Questa è una large TNT. Dovrebbe fare un okay. bel buco. Ma abbastanza però tranquillo. È abbastanza contenuto. Dai, okay. Non è niente di eccessivo. Ok. Poi, secondo me questo potrebbe già farci scomparire per sempre. Vado? Vai, sono pronta. Guarda che brutto colore. Nero come il buio che vedrai dopo che esplode. Mass destruction, dice. Ho paura. Niente, è finito. Vero? Aiuto! Cioè, l'esplosione si è sentita 10 secondi dopo. Quale cose risultano crollate anche se non le vediamo? Per quanto ne so non c'è più... Oh mio Dio! Neanche l'abbiamo visto succedere. Io di punto in bianco mi sono visto la voragine, Steph. Ok, va bene, va bene. No, vabbè. Va bene, va bene. Vabbè, ma voglio andare sotto e guardare dall'alto per capire quanto è gigante. È esageratamente gigante, Steph, ma proprio esageratamente. Incredibile. Wow. Incredibile. Ok, vieni di sopra, ne abbiamo ancora tante. Ok. E non è la più spettacolare di oggi. Ah beh, penso che saranno le altre già, allora. Già, ti sta piacendo il video? Molto. Anche il mio video preferito di sempre. Allora, vado. Ho già dimenticato tutto, Steph. Qui. Vai. Questa sta molto... Bene, lo senti? Sì. Vado? È la musica del paradiso in cui finiremo dopo. Stiamo che... per finire il paradiso. Addio consolini. Addio, è stato bello conoscervi. Ma la nostra carriera di youtuber finisce qua. Perché esploderemo su Minecraft. Ti rendi conto? Sì. Di quello che ci sta scrivendo? Cioè scrivendo? Tu non hai la chat? No. Ok. Dice che al momento il 0.5% dell'esplosione è completata. A me non appare nulla. Forse lo fa vedere a te perché l'hai attivata tu giustamente. 0.5 Fere. Però noi non vediamo niente. Ecco qua. Arrivederci. Arrivederci. Io sono finita in paradiso, Steph. Era molto probabile, Fere. No, non ho visto nulla, non è giusto. Ma perché fanno cose che Minecraft non riesce a reggere? Fere, non hai capito. Dov'è il divertimento, allora? Sono al 0.8%. Cioè, probabilmente per poter vedere quello che è successo con questa TNT... Io torno dentro. Sì, puoi anche tornare, ma dobbiamo aspettare una cosa come un'ora. Abbiamo appena fatto l'1%, manca il 99%. Allora è impossibile, ovviamente. Era troppo. Me l'aspettavo, però. Me l'aspettavo. Ah, non posso neanche muovermi? Oh. Ok. Io non posso più tornare. Io provo a vedere se ne mentre posso tirarne un'altra. Ma Steph, fai morire tutto. È già morto tutto. Sono all'1.5%. Vado?
Vai. Questa dovrebbe creare. Cosa sta creando? È scomparsa. Okay. Steph, perché secondo me stai buggando tutto e ovviamente non si capisce più niente. Sì, non posso più fare nulla. Steph, non continuare ad accendere, no, cose, perso, perché finita. Secondo me stai solo aggiungendo. Per è finita, dobbiamo lasciare così. Questa cittadina noi sappiamo che non c'è più, ma la vediamo ancora. Quindi sono gli ultimi attimi di questa cittadina. Esatto, sì. Siamo all'1.8% del danno che questa... Che paura. Wow, scattissimi. Allora, devo stare fermo e guardare dritto. Con Sollini ci dobbiamo per forza fermare così. Abbiamo esagerato decisamente. Questa TNT è davvero troppo per essere sopportata. Il mio computer sta per esplodere al posto della mappa, quindi è una cosa davvero incredibile. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Qua sotto come sempre compaiono altri video. Iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo in un prossimo scatto. Ciao ciao, ciao, ciao.